Ma non si riesce ad aprire questa carta. Sì, devo mandare un messaggio, non posso mettere. No, no, non volevo. Né mi sta un po' da una bottiglia. È il mio plan di battaglia, c'è da una carta. Ah, signora, devo dire signora Linda. Intervista il mio logo, ma non ho già fatto niente di nuovo, fuori. Voilà, aggiù intervistare Boris. Vuoi intervistare Boris? Sì, un po' meglio. La resistenza perché siete ampi? No signora, no, perché stiamo resistendo per evitare che ci buttano a terra tutti gli alberi. Ho sentito, seguito. Ecco, no, infatti non a casa avete il rametto. Esatto, esatto. C'è una situazione abbastanza drammatica. Ambigua. Drammatica perché... O il classico battaglio che si chiama mafia, signora. Ma va? Non ho mai sentito parlare, che cos'è? È una cosa che da oggi attacca anche gli ulivi. Se qualcuno lo sapesse, attacca anche gli ulivi. Sono molto ignorante. Maledetti, no, guarda. Era un po' di... No, no, era sarcastico, era sarcasmo, perché questo batterio, insomma, mannaggia la miseria. Perché continuano a portare avanti questo piano? Criminale e scellerato. Tutti le ignorano. Ed è una cosa che a me fa imbestialire. Perché un paese, un popolo che non ha storia, è un popolo che non ha futuro. Non possiamo avere futuro. Una scuola di polizia che non può essere presente per ovvi motivi. Però ci dà il risultato. Io sono andato un giorno alla scuola di polizia di Trieste e nonostante una scuola di polizia, quindi un qualcosa di un attimo di. Siamo stati ricevuti con tanto di banda, tappeto rosso, onori militari. Solo perché abbiamo detto, noi vorremmo ricordare Emanuela, Vito ed Eddie. Un popolo che non ha storia, che non conosce questa storia, non ha futuro. Se non abbiamo futuro, allora dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto. Andiamoci in Australia, andiamoci in Brunei, su Marte, andiamoci via. Le storie stragiste siano insegnate e messe, sì, e inserite nei libri di storia. Io abito perché è storia. Mi chiamo Valentina, lavoro a Israele. Circa. Quando ti guardi mi sentivi un po'. La colonizzazione del sud fosse là la prima trattativa stata mafia, parte proprio con il caffè d'Andrea. Diciamo che dalla Chiesa è stata decisa la sua morte nel giorno in cui è stato bloccato. Male Andrea, siamo venuti perché Aldo Moro si poteva salvare, è stato bloccato. Lui è andato a cercarlo a Palermo perché lì ha continuato a indagare sul sequestro Moro da quando si è visto sin d'ora a Palermo. Che adesso si trae una lista. Ok? Tutto lì è. Secondo me escono le spese. Oddio. Quasi tu sei sempre stronzato, pare. Anche la ragazza di questo poi se. Lei è da
dato la cittadinanza di Matteo Arrivo. Consiglieri di Rivoli. Rispondo che sono molto più... diciamo una cosa, seria. Noi siamo ex ventenni del 92. Che tradotto vuol dire? Che tradotto vuol dire che a distanza di anni... Che a distanza di anni sentiamo un attimino la responsabilità, il senso di colpa di non avere fatto abbastanza nel 92. Perché voi siete ventenni del 92. Ex ventenni del 92. Dove sicuramente quella generazione non fece abbastanza per difendere i paladini di giustizia di Falcone Borsellino. Ecco, in questo senso... In questo senso oggi siamo qui per iniziare un percorso di presenza anche fisica, non solo virtuale o morale, ma anche fisica, di appoggio a personaggi che sono in prima linea, sono in trincea nella guerra, probabilmente una delle guerre più severe, più dure che si combattono da anni nel nostro paese. E sono anche isolati. E sono soprattutto isolati. E allora lì dove c'è un silenzio da parte istituzionale, squarciamo noi con la nostra presenza, cerchiamo nel nostro piccolo di squarciare quel muro di silenzio che avvolge queste persone, dandogli ancora più coraggio e perseveranza nel loro intento e nel loro obiettivo, che è l'obiettivo tra l'altro di tutti noi. Una cosa che ci riconsegnare, di consegnare il paese, la società a persone per bene, persone, società civile. Una cosa che accomuna in questo momento storico il Salento con Nino Di Matteo è la resistenza dell'Ulivo, come anche la resistenza di Nino Di Matteo, che solo sta lottando con l'appoggio della popolazione attiva e la coscienza collettiva, diciamo, di questi problemi. Ci fa un po' l'Italia unita in questo senso. Sì, l'unità è l'unica strada. Questa unità forse. Questo tipo di unità. Questa coralità. Anche no? Perché ultimamente abbiamo visto che certe problematiche si sono estese di latitudine, quindi non sono autoctone di. Dalla Sicilia. Noi siamo di Palermo, quindi. E per questo siamo qui. C'è Salvatore Borsellino che è appena arrivato. Ecco. E che rappresenta. Lui personifica esattamente quello che è la lotta contro un potere che occulto non è, perché lo sappiamo tutti, dobbiamo farla un attimino finita di fare finta di niente. E purtroppo questa è la situazione che ci ha spinto e ci ha spinto tutti quanti a mettere un punto e a dire basta, e ci stiamo muovendo. Grazie. Grazie.